momento di collegarci con il mondo dove tutto è possibile. Carla Land e i suoi Carloticon. Parla. Tessuto. Blanche. Oggi sei sobria con questi occhiali bianchi. Beh, diciamo sono in stile. Naturalmente sai che i miei occhiali sono vintage. Sto valutando un figurino. Sai, dobbiamo creare delle cose sartoriali. Ma si può dire gnocca in televisione? Dici che lo sdoganiamo? Sei bellissima, volevo ma dire grazie, questo. Grazie, Blanche. Sei troppo gentile. Sei troppo gentile. Allora, come va con Elisabetta intanto? Molto bene, una ragazza deliziosa che si merita tutta la giornata di oggi. Guardala qui, che sì. Splendore. Una ragazza anche molto intelligente, parla un italiano perfetto, mi piace da morire. Allora, a proposito di Elisabetta, ricordiamo che lei è veramente giovanissima, ha 20 anni, e oggi parliamo di un colore di grande tendenza proprio in questa stagione, ovvero il colore rosa. Esatto. Sarà molto contenta anche mia figlia, visto che ama tutto rosa. Iniziamo subito, perché lei, pensate, nonostante i suoi 4 matrimoni, continua ad usare il cognome del primo marito. Ah. Chi sarà? Vediamo. Ivana Trump. Eccola. Eccola qui. Ma... no, ma ti assicuro, scusa, Bianca, Carla, è rosa, che prima, adesso rimetto l'occhiale, ma prima era rosa, qualche attimo fa, probabilmente lei, sai cos'ha? Ha le fatine, quelle della bella addormentata nel bosco. Ma chi, Flora, Paola e Serenella? No, le fatine della bella addormentata nel e bosco. E Flora, Paola e Serenella si chiamano. Però guardala bene questa Ivanka, che a me piaceva molto quando si chiamava Rubicondi, te la ricordi la storia con Rubicondi? Sì, me la ricordo, me la ricordo, e come? Okay, che c'entra la storia con Rubicondi? Però guarda qui, allora abbiamo un effetto Cinderella, 70 anni qui la nostra Ivanka, guarda con la cofana perfetta, la scarpa un po' come dire da soirée, e abbiamo il cane, guardalo per bene, il cane ha una sfumatura sui rosa, un po' meschinetto, vorrebbe cambiare padrona, credo. Non si sente a suo agio qui con Quindi lei. Quindi rosa era per il cane? Secondo me per il cane. Per le sfumature del cane? Ma per il pelo o perché ha un vestito? Perché ha una sfumatura sui rosa il cane, quindi probabilmente c'entra, ci azzecca nella storia di oggi. Quindi Carlotti con Perivana? No, la Cinderella 70 anni mai nella vita, quindi per me è un bel no per Ivana Trump. Vediamo se... scopriamo insomma la prossima, che sarà, spero, vestita veramente di rosa. Parlo di Nicki Minaj. Quanto la citi! Ah! Che nei sogni scorsi, quelli che faccio io che sto a dormire, ancora me devo svegliare, che nei giorni scorsi ha fatto un omaggio su Instagram ad Adele, di cui è molto fan. Vediamo. È vero. Discreta, eccola Nicki Minaj. Qui sembra quasi su un transfer per Malpensa o Fiumicino, guardala lì. Allora, sai che lei è molto avanti, si è messa avanti perché vuol mettere su famiglia, lo sai, me l'hai detto la settimana scorsa, e quindi non ha forse né un fidanzato stabile, neanche dei figli, però guarda con questo vestito tutto rosa, tanto tessuto, se lo sta già confezionando, un po' una sorta, come dire, di corredo di nozze. Brava la nostra artista, perché effettivamente lei si mette già molto avanti, quindi per me è un bel sì. Io non ho capito niente, però va. Ma come non hai capito niente? Cioè, si è messa avanti, ma... Il concetto era chiarissimo. Ma guarda, si è messa davanti al treno, non ho capito. Qui sembra su un transfer, Malpensa Express oppure Fiumicino Express. L'unica cosa, diciamo, un po', come dire, un po' controcorrente sono questi sandali effetto salciccia, come puoi vedere, rosa. Ma tu andresti così in treno, vestita? Ma allora, diciamo che forse per il mio stile, che è veramente trash chic, sarebbe un pochino forte. Ma giusto un attimo. Sì, poco, non tanto. Però diciamo much, un artista leggermente too much, sì. Ma tu non viaggi mai in tuta, Carla? No, non conosco la parola e non conosco neanche il tipo di abito. È un abito, diciamo, come dire, sportivo, très très chic, très très joli. Ah, per quando tu vuoi stare comodo. Che stai nel treno, perché il treno è scomodo. Ah, il treno è scomodo. O quando vai alla palestra, perché ti senti un po' pesantito. Capito? Guarda, cara Bianca, lo sport lo possono portare soltanto le grandi, e l'abbiamo sdoganato prima, le grandi gnocche. Sì, l'hai detto. E tu lo sai, allora la puoi portare la tua. No, io non ho l'età. Non ho l'età
per indossare l'athleisure. Carla, tu sei una ragazzina, inutile che bari. Non devi barare, sei giovanissima. Ma che dai. Dolce che sei. Ma su. Allora. La prossima, Carla. Vediamo. Stai ben attenta, perché lei è... Abbiamo dato il Carlotti con Nicki Minaj? Sì, era bello. Ok, scusate, era mi sono distratta. Era un bel sì, perché lei si metteva avanti e quindi era già una con la visione del suo futuro, mettere su casa, ritirarsi dalle scene e prepararsi col corredo l'abito. Quindi un bel sì, Egidio, un bel sì. Sì, comunque. Sì. Abbiamo già dato. Abbiamo già dato, okay. Vedi che noi ci grazie, siamo un attimo deconcentrati. Venite incontro alle mie facoltà intellettuali di oggi. La prossima, Carla, è dislessica. Ha coscritto un bestseller ed è amatissima dai millennials. Parlo dell'attrice, cantante e influencer Bella Thorne. Bella Thorne. Allora, qui diciamo una cosa. Ci sono le leggi del fisico, oppure diciamo della fisica in questo caso. Se tu sei una bella gnocca... Della fisicata. È brava. Se tu sei una bella... Ti sta bene tutto, perché tu prova a mettere questo outfit su una donna normale, naturalmente, non starebbe così certamente. Quindi, se sei una gnocca, primo comandamento, anche un saccon della Monest ti sta bene. Prima regola, primo comandamento. Secondo comandamento, se sei una gnocca e in questo caso altezza mezza bellezza, sai che lo dicevano le nonne, no? Sì, altezza sì, mezza sì. Bellezza, anche se sei un po' nanette, sei gnocca lo stesso. Non so se quindi, sono stata chiara. Per transitività, se tu non sei gnocca, questo completo è brutto. Esatto. Se tu sei gnocca, questo completo è brutto lo stesso oppure bello? No, è bello se sei gnocca, anche se sei un po' nanette, è perfetto. Vabbè, io continuo a non capire perché parliamo in francese, però che Carlotti. Beh, qui diamo un Carlotti con meraviglioso, una modella bellissima, guarda che gambe, qui vero look athleisure, qui ci siamo in pieno, quindi Egidio per me è un bel sì. Sì, oh, sì. Yes. Lei è considerata una delle star di Hollywood più sexy di sempre, ha conquistato il marito, pensate, preparandogli per cena un panino, noci e formaggio. Meravigliosa Kate Blanchett in questa, in un rosino, diciamo, questo rosino. Ah, che bella Kate, che ci piace moltissimo, un'artista, un'attrice veramente completa, io l'adoro, un'icona anche di stile. Ma devo dire una cosa, qui è molto bella naturalmente, forse avrei qualcosa da dire sulle forme, sui volumi, cioè forse avrei scelto qualcosa di più scivolato, quindi per me è un nì, però ti dirò che il fatto diciamo di aver preparato questo panino e quindi aver fatto svenire il suo uomo, credo che in teoria poteva anche accadere soltanto aprendo una scatoletta di tonno, perché lei è così chic, è così raffinée, è così eterea. Senti Carla, ma tu dopo i tortellini con quale altra cosa hai conquistato un uomo a tavola? Dopo i tortellini, ma vediamo. Ma diciamo che a tavola, sai, c'è sempre il prima, nel senso quando tu accogli le persone e magari l'uomo del tuo cuore, quindi magari una piccola danse prima naturalmente della cena. Che danse? Ah, una danse un po' tipo sensuelle, un tipo di danse sensuelle con una musique très chérie, un po' lume di candela, la musique. Ho capito, ma da magna, Carla, poco, se magna da, mai qua, no. Se parla, se danza. Diciamo poco perché sennò ti appesantisci e dopo, sai cara Blanche, dopo... Ah, quindi tu lo tieni a stecchette così no, dopo? entrambi, a star leggeri, leggere. E poi sai cara Blanche, sono delle cose vietate. Allora diciamo, Carla, ho capito tutto. La prossima volta che invito... No, ma ti devo dire un'altra cosa. No, la non prossima puoi... volta che invito un uomo, diciamo, a casa... Ecco, brava. Ti preparo il pinzimonio. No, però attenta, perché le verdure rimangono tra i denti. Tu non vorresti mai sorridergli e avere la rucola oppure il sedo nel pezzo no, di sedano. No, a parte tutta la passione, via. Neanche... Col prezzemolo nei denti, no. Niente, solo suppe, cose molto leggere che deglutiamo. A proposito di perché questa masticare cosa, non posso... è boh, non c'entra niente. Ma voi, no, lo chiedo a tutti voi, no? Quando capita che siete in una cena con qualcuno, cioè, e vedete che ad una persona gli è rimasto qualcosa nei denti, che fate? Glielo dite? Allora io ho un metodo perché che è molto sinceramente chic. Non so mai cosa fare. Allora si fa così, Bianca. Si sei fa. Pronta? Più o meno così fai. Ma quello pensa che gli vuoi dare un bacio così. Ma no, fai così, segni lì. Qui il canino segni, dice, come per dire, no, non fai.
Lei ha della rucola tra i denti, si vada a pulire in bagno. Non puoi fare quella roba lì, eh? Magari dipende anche dalla confidenza, però anche a delle mie care amiche, io fatico. Vabbè, andiamo avanti, non fa niente. Però abbiamo già dato la soluzione a casa, scusate, adesso tutti sanno... L'utilizzo privato del mezzo pubblico, allora. Carloticon per Cate Blanchett. Allora, qui è un nì, perché poteva valorizzarsi meglio, vedi che questo abito non cade perfettamente sulla sua fisicità, ahimè, anche se io l'adoro, è bellissima, bravissima. Quindi, no. Allora, la prossima, attenzione Carla Gozzi, perché Pronta. È la direttrice di moda più temuta al mondo. Sì. Il suo caschetto è iconico, ovviamente, anche lei ha usato il rosa, Anna Wintour. Anna Wintour, vediamo qui cos'ha. Allora, mi sembra un po', non so, Bianca, un po' incassé, nel senso, sai, il collo un po' incassato nel trench, e poi, adesso che guardo bene, ha una sorta di, un libricino, probabilmente un libricino che sembra quasi una letterina di Natale, probabilmente ha spedito e ha fatto tornare alle elementari una sua assistente, sai che lei è integerrima, eh? Quindi un po' incassè così e col libricino della sua assistente e l'ha rispedita alla prima classe delle elementari. Alla prima classe delle elementari? E certo. Per che voto diamo a questo rosino incassè di Anna Wintour? Allora, questo rosino direi che è proprio un bel nì, perché non la valorizza, lei è tutta un po', come dire, no, chiusa su questo trench, ha dato di meglio nel passato. Allora, io voglio chiudere questi Carloticon di oggi con una, insomma... Una VIP molto, sempre molto allegra, solare. E chi è la VIP allegra? Che sprizza gioia da tutti i pori, incredibile, Victoria Beckham! Ah, la nostra Vicky! Guarda che questa foto un po' sorride, ragazzi, eh. Ma la vedi tu, ha quel ghigno, non so come. La luce. Ha quel ghigno un po' sospettoso. Diciamo che lei, sai, è super, come dire, sai, qui con questo abito carminio, molto aderente, fa un po' la sua figura, però come sempre la nostra Victoria, che per me qui naturalmente è un bel nì, io direi sempre spice up your life, spice up your life, cara Victoria, sorridi un po' alla vita. Come noi, Victoria, guarda, musica!